Amici e amiche di Andrew Chen, il nuovo episodio dedicato alla Prussia, Europa Universalis 4, Rights of Man. Sto soffrendo, sto soffrendo. Mamma mia, quanto sto soffrendo. Allora, nell'episodio scorso ho buttato fuori la Francia dall'alleanza, rilasciando moltissimi territori un tempo appartenenti all'ordine livoniano che adesso si è espanso. Però si è espanso tra noi e la nostra personal union, quindi, cioè, alla fine, ecco, se avessi messo in una scatolina chiusa con un lucchetto di carta stagnola queste province, sapendo che fra 4 anni avrò il piede di porco per riaprirle e riprenderle. Comunque i francesi erano contenti, si sono levati dall'alleanza. Piccolo problema, abbiamo perso i boemi, che hanno deciso di levarsi. Io sto guidando con il 41%. Voglio provare a vedere prima di andare avanti se questo basta per avere la personal union. No, servono altri 43 punti. Devo buttare fuori gli altri alleati da questa guerra. La Spagna molto probabilmente accetterà una pace bianca fra pochissimi giorni. Il Portogallo invece non ancora. Vai a capire perché. Forse perché devo riprendere questo territorio. Chi lo sa che avevano assediato. Comunque, la cosa positiva. Oh, guardate, qui ci sono degli ungheresi. Puppina è tornata roba nostra, ok. Vediamo se adesso accettano di andare fuori dalle palle. No, dicono sempre ongoing reason, non lo so. Ok, la Spagna si leva dai cocones. Benissimo. Spagna è uscita. Siamo al 50%, cosa offre l'Austria? Offre un sacco di roba, un sacco, ma non basta. Io voglio una cosa sola. E fra tre punti vittoria me la danno, questa cosa sola, che è l'unione sull'Ungheria. Portoghesi, adesso siamo 33-33, abbiamo i claim sui Livonian. Ragazzi, siamo vicinissimi all'unione con l'Ungheria. Siamo vicinissimi. Portiamo velocissimamente le nostre truppe in Ungheria a prendere altri territori, perché secondo me, se facciamo passare al massimo un paio di mesi, vinciamo. Cosa succede qui? Portogallo è ancora in guerra contro la Boemia. Ah no, questa è la Polonia, ok. Jylland è passata la Danimarca. Sì, stiamo perdendo tutte le province danesi e molto presto anche quelle svedesi. Purtroppo è così, cioè non posso concentrarmi su 20 cose contemporaneamente. Ok, sembra che abbiamo vinto una battaglia contro. Sì, signori, sì! Sì. Prussia e Ungheria formeranno un'unione. Federico Guglielmo I di Hohenzollern diventerà re di Prussia, zar di tutte le Russie e re di Ungheria. L'Austria accetta e ci dà anche un po' di soldini per mostrarci che ci vuole bene. Signori, 16 agosto. 1642, la Prussia regna su Russia e Ungheria. Adesso è il momento di tirarsi sulle maniche, perché c'è tantissimo lavoro da fare per consolidare questo regno. E quando dico tantissimo, intendo dire tantissimo. Allora, la prima cosa in assoluto da fare è la lunga marcia verso la Svezia per cercare di prendere Stoccolma in modo che non vada, diciamo così, a vantaggio degli svedesi. E ragazzi, qui c'è veramente da. Abbiamo tanto prestigio, quindi posso veramente fare questo. Intanto qui facciamo il supporto ai realisti. E qui facciamo. Dove sta? Ma non posso spendere della cultura per. Mannazza. Devo migliorare le relazioni con l'Ungheria right now. E con la Russia credo di essere già al massimo di quello che posso permettermi. Ragazzi, che guerra. Che guerra, mamma mia. Improve relation cosa? Fabric claim. I Livonian Order, appena possibile, lo sbraniamo. Guerre si annette tutto. Il problema adesso è pacificare la Scandinavia e poi ricostruirci un esercito. Perché siamo veramente nella merda più totale. Conquista Braunschweig, un piffero.
Fai fuori queste due policy che non servono più a niente. Questa quando? Nel 45, ok. Ragazzi, che botta. Mamma mia, mamma mia. Ragazzi, che botta. Questo non mi serve più per un bel pezzo. Better relation over time non mi serve neanche questo. Ho bisogno. 3 deficiency più 10, questo sì. Scusate, è un livello 1, quindi va bene. Caso sbagli contro chi ce l'ha, contro la Danimarca, non è un problema. Ho bisogno di qualche advisor che abbassa il costo dell'esercito. Prima facciamo fuori questi simpaticissimi. Voronezh dove si trova? In Russia, ci penseranno i russi. Guardate che lunga strada che... Comunque vabbè, siamo riusciti a tenere qualcosa della Danimarca, ma non tutto. E parlando di aggressive expansion, abbiamo la Russia che ci odia perché abbiamo personal unionati, e l'Ungheria, e l'Austria ovviamente. Ma wow. Wow. Quando è che possiamo ritrovare in alleanza? Fra 7 anni con i britannici. Miglioriamo le relazioni, ma direi che per ora questo può bastare. I Tudor tanto sono forti da queste parti. E dobbiamo iniziare a pensare anche a ripagare i debiti. Quindi prima facciamo fuori questi ribelli, prima riusciamo a azzerare completamente le spese. Ripagare 8 debiti, 8. 8 debiti per avere l'Ungheria in unione personale. E io quasi quasi, visto che qui io non ho ancora sbloccato le idee economiche. Merda, è caduta Smaland. Ma cazzarola. Allora facciamo così, queste le dobbiamo subito recuperare. Stoccolma quando vai agli svedesi? Chi lo sa. Non riesco a capirlo. Però presto. Ok, abbiamo 2 stelle, dovrei farli fuori abbastanza facilmente. Ok, va bene. Ok, è andata. Ok, perfetto. Uff. Ragazzi, ma non ci sto credendo ancora. Land maintenance meno 10%, perfetto. Non ci sto credendo, veramente. Per me è qualcosa di indescrivibile. Intanto dobbiamo fare 2 assedi, una a Smaland e una a Stoccolma, d'accordo. Magari qui utilizziamo il leader che ha il tasso di assedi migliore. Ah, è morto. Allora. Chi ha liberty di altro? La Russia. E ci credo. E ci credo perché non abbiamo più un esercito. Quindi noi adesso dobbiamo iniziare a costruire fanteria. E non me ne frega niente se faccio altri debiti, ma io non posso rimanere senza esercito. Tanto non falliamo, non vi preoccupate. Anche perché appena possibile buttiamo fuori i mercenari e li azzeriamo. Quindi iniziamo a... E cominciamo ad avere soldi. Quindi fuori dalle palle mercenari. Qui rimangono 10.000 uomini che possiamo portare a questo punto a proseguire l'assedio a Smaland o Smoland. Ed è caduta anche Smaland, perfetto. Quindi in totale adesso abbiamo 2 fanti, un cavaliere e 16 cannoni. Non male, non male. Incorporare la Polonia, questo può essere fattibilissimo. Iniziamo a migliorare le relazioni, poi le incorporiamo. Qui cancelliamo le idee economiche, che tanto non abbiamo preso neanche una, e prendiamo immediatamente le idee di influenza. Income from vassal più 25%. Perché? Perché l'integrazione delle personal union ha bisogno delle idee di influenza, e avere le idee di influenza potenzierà tantissimo i nostri vassalli. Quindi le economiche le leviamo per ora. D'accordo. Ok, quindi a questo punto, se tutto va bene, diamo al clero questa cosa ai nobili, questa cosa al clero, non dovremmo avere più problemi con loro. Ok, ottimo. Contributo nel... quando posso averlo? Nel 47, nulla. Ok,
Qui nulla e qui pure. Gli stati non mi possono aiutare, questo non mi serve. In realtà con l'Institution Tech Penalty non voglio, cioè devo assolutamente passare alle manifatture che arriveranno fra 4 anni, quindi ho bisogno di mettere da parte tanti soldini che non posso al momento. Però quello che posso fare è azzerare i forti, questo mi aiuterà. E basta. Tutto qui. E abbassare l'army maintenance. Quindi per ripagare i debiti adesso devo mettere da parte tanti 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 soldi. Però va bene, lo faremo. E cari, quanto mi piacerebbe aiutarvi, stelle. Guardate, la Russia ha il 70% di Liberty Desire, l'Ungheria il 62%. Se noi non alziamo in fretta il nostro esercito, siamo della merda. Aspetta che però qui riesco a dare un aiuto, bene. Potrei fare devaluation. Sapete che è quasi quasi una cosa che faccio. Non l'ho mai fatta, ma faccio il debased currency. Aumento la corruzione di 2, però questo mi permette di iniziare a ripagare il primo debito. E presto sarò in grado di ripagare anche il secondo con un debase solo, però. Perché la corruzione mi danneggia tantissimo. Vedete, ho religious unity che sale, costo di tutti i poteri più 5%, 2,5%, autonomia 1,20. Insomma, è un cane che si morde la coda, diciamocelo. Ehi, soltanto 5. Ah, ecco. Gli altri stanno arrivando. Ok, raddoppiamo il numero di fanti in Prussia. Tanto l'Ungheria, guardate quanti uomini ha. Questi sono tutti uomini che adesso servono me. E soltanto me. E questa è la cosa bella. Questa è la cosa bellissima. Cosa meno bella è il fatto che stiamo arrivando a dei Liberty Desire molto alti. Ma non posso fare placare i local ruler? Ah, perché i local ruler sono io, mannaggia. C'è una personal union, non è un vassallaggio. Mo adesso ho capito. Adesso ho capito, non c'ero arrivato. Velocizziamo. E il prossimo loan a 4,26. Ok, d'accordo. Io direi di arrivare a 18 di fanteria e poi facciamo 10.000 cavalieri. No, 9.000 cavalieri. Ok. Intanto tutte le varie tregue vengono a meno, ma ne interessa poco. Abbiamo ripagato un secondo debito. Tutte le volte che ripaghiamo un debito sale un po' il totale del i soldini che guadagniamo. Unico piccolo problemuccio è che ne abbiamo altri 7. Però l'Ungheria è roba nostra. Sapete che se adesso la Russia volesse, potrebbe, se tipo la Francia dichiarasse l'indipendenza, la Russia potrebbe dichiararmi guerra e steamrollarmi. Tanto abbiamo rinnovato un debito, va bene. Di quanto scende la corruzione? Siamo a 2,33. Beh, sarebbe bello avere un tratto tipo giusto che abbassa la corruzione, ad esempio. Ah, posso accettare un'altra cultura, ma certo. La svedese. Accettiamo la cultura svedese perché comunque abbiamo tutta la Svezia, quindi ci sta. Assolutamente. A livello di grandi potenze come siamo messi? Siamo al secondo posto nonostante un problema tecnologico notevolissimo. E qui abbiamo. Vabbè, già abbiamo gli Hohenzollern anche da questa parte. Ok, qui rinnoviamo sempre dei bei debitini.
finché i Burger non potranno darci un contributo nel aprile 47, cioè fra un anno e mezzo, non riesco neanche a sfruttare questa piccola cosa. Intanto è terminata la tregua con la Gran Bretagna, mi ci posso rialleare? No, fra 5 anni, azzarola. Vediamo se la Chiesa può darmi qualche potere utile, non ci avevo pensato, scusate. Tipo interessi più bassi. Stabilità, development missionari, disciplina, prestigio, legittimazione, global settlement, power recovery speed. Beh, questa è abbastanza utile. Diciamocela tutta. Io levo la disciplina e metto questo. Perfetto. Intanto inizio a fare delle conversioni, visto che non dovrei avere altri problemi di ribelli. Ok, la cosa positiva è che l'Ungheria non ha più il Liberty Desire alto, quindi la Russia sarebbe da sola. E la cosa bella è che la Russia, tra l'altro, aveva 70, adesso è 66. Bene, molto bene. Io li metterei tutti a fare assedi in caso di guerra, cioè a rompere le palle in avanscoperta. E portiamo la velocità, ragazzi, a 5, perché è morto un tesoriere. Se riuscissimo ad avere qualcuno che abbassa l'inflazione, perfetto. Ho la produzione, aspetta un attimo, però la produzione abbiamo 16, questo praticamente si ripaga da solo. Andiamo. Così ci dà il punto amministrativo. E adesso abbiamo decisamente bisogno di punti diplomatici, non più amministrativi. Un po' per le idee di influenza, un po' per l'annessione della Polonia che arriverà molto presto. Ministro Travellante, ragazzi, stabilità più 1. Bam. Better relation over time, dai, ci sta. Quattro e 30, va bene, dai. Il settimo. Dovremmo arrivare a 6 debiti molto presto. Ah, a proposito, se l'Ungheria non ci dà più il problema di prima. Eh no, beh, quel cavolo, è a 48, praticamente lì per essere sleale. Imbarazzo dei realisti, andate a piander. Repay. Vai ragazzi, al momento abbiamo soltanto 6 debiti. Soltanto, wow. Manco avionauta nella sede con la Scozia, è arrivato tanto. Io che facevo il moralista, visto poi cosa succede. Va bene. Ok, dovrei essere in grado adesso di chiedere a ste bestie un contributo. Benissimo. Chi se ne frega. Quindi il quinto debito lo portiamo in basso. E una cosa molto importante, adesso però devo capire se io riesco ad avere un istituto da qui a 3 anni. Un'istituzione, scusate, li chiamo sempre istituti, ma. Ma in realtà sì, stanno salendo adesso pian pianino. La Scandinavia e la Prussia orientale sono queste due regioni che mi stanno rallentando molto, ma ce la faccio, ce la faccio. Quasi quasi metto da parte i soldi per pagare, per passare. Sì, i debiti me li tengo. Tanto le relazioni con l'Ungheria a meno 20 non mi dispiacciono proprio per nulla. Perché presto avremo relazioni positive e quindi per adesso noi siamo ancora leali. Improve the relation, a union only in name. They force us into a union, questo è pesante. Poi l'aggressione, aggressive expansion. Più prestigio, chance di un nuovo erede, buono però. No, no, aspettiamo. Ce la facciamo, ragazzi, fare Global Trade 829 Ducati. E questo è un episodio che è iniziato con la bomba e adesso però finisce con calma. Spero che non vi dispiaccia. Tanto sono terminati una serie di trattatini e trattatoni.
Facciamo 17 per turno. Vabbè. 17 per turno è molto poco, però almeno riusciamo a passare ad Institution presto. Abbiamo soltanto 30.000 uomini, dobbiamo triplicare il nostro esercito, dobbiamo arrivare a 90.000 se vogliamo che i nostri vassalli siano fedeli, però dobbiamo farlo non appena avremo sistemato anche il discorso economico. Quindi nel prossimo episodio mi ci vedo a fare questa cosa. Intanto a gennaio del 50 molto presto avremo le manifatture merda, dove sono arrivate? Dove sono le manufacturers? A Berry. Berry alle manufacturers e Berlino e Potsdam e Posen. Ah, tra l'altro abbiamo perso l'Iffland dove avevamo la printing press, eh? Cazzo, questo me l'ero perso. No, allora a questo punto sapete cosa vi dico? Che e repay loans. 1. Abbiamo 5 debiti, nel prossimo episodio li facciamo tutti e poi facciamo. Tecnologie tanto non ne ricerco, cercherò in qualche modo di. Tanto almeno abbiamo riportato in alto un po' di manpower. Cercherò di sistemare i debiti, ricostruire un esercito e poi pensiamo ai prossimi passi. Grazie per essere rimasti con me, un saluto e alla prossima.